Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte del Let's Play di Kingdom Hearts. Aspetta, già un po' di sera non vedo. Ok, scusate per il ritardo, ma devo essere sincero, non avevo proprio voglia di studiare anche perché ero un po' impegnato. Ok, possiamo uscire. E adesso... rottura di scatola. Giù! No! Ok. Andiamo nella strada principale. Bene, sì, perfetto. E da qui dobbiamo muoverci nel da quella parte, che è l'unica direzione che possiamo seguire. Perché attacchiamo sempre gli stessi obiettivi? Ok. Va bene, che poi mi dispiace. Tutto per la vita. E andiamo nella strada sul retro. Ok. Who's there? Hello? E troviamo Jasmine. Dice, sono Jasmine. Mio padre è il sultano di Agraba. Ah, quindi tu saresti una principessa. Ma è stato deposto da Jafar, e ora che ora controllo la città? Jafar? Non lo conoscete? È il visir reale, con i suoi poteri magici ha sottomesso Agraba. Non riesco a parlare oggi. Sta disperatamente cercando una cosa che lui chiama serratura. Jafar mi ha sorpresa durante la fuga, però lui mi ha aiutata. Chi ti ha aiutato? Ci eravamo nascosti insieme, ma poi se n'è andato per occuparsi di una certa cosa. Oh, spero proprio che Aladdin stia bene. Where might I find this street rat? Jasmine, allow me to find you more suitable company, my dear princess. These little rats won't do you, see. Jasmine, run! Ah, the boy who holds the key. Ok, proviamoci ad affrontare gli Heartless che ci manca già farlo. Di pesto. Ok, grazie Jafar per averci abbandonato. Vabbè, apriamo questo tesoro. Non prima di aver fottuto questi Shadow. Infatti ricomparso. Apriamo per ottenere una mega pozione. Poi sblocchiamo. Ok. Andiamo nella strada principale. Sono apparsi questi nuovi tipi di Heartless che sono chiamati Anforragno. Anzi, si chiama Anforragno per essere precisi. Di là non possiamo ancora andare. Oh no. Vabbè, saliamo da qua. Non prima però di avere bastonato qualche Heartless.
entriamo nella casa di Aladdin. Dove qua troviamo, prima abbiamo questo tesoro e poi, come vedete, dice di uccidere 37, 38 e 39. Apriamo quest'altro tesoro. Vabbè, che ci sono salvo, che è meglio. Ok. E li muoviamo questo per liberare il tappeto magico. Il tappeto è volato verso il deserto, seguiamolo Sora. Quindi il nostro nuovo obiettivo adesso è il deserto. Torniamo alla piazza del castello e da qui andiamo nel deserto. Ok. Allora, il deserto diciamo che non ha mappa, perché qualunque direzione andrete tornerete poi ad Agrabah. Veramente potevo salvare anche qua. Quindi, a meno che non c'è il tappeto, se non liberate prima il tappeto, è inutile andare nel deserto. Però ci potete andare prima, nel caso lo volevate sapere. Quindi parliamo col tappeto e saliamo per andare dove ci porterà il tappeto. Un giovane in pericolo, che sia lui Aladdin. Quindi scontriamoci intanto con delle armatine di Heartless, come se non bastasse. Ai, brutto, schifoso. Ma qua finisce male. Ah, e muori. Certo, non finiscono più, giustamente. Ah, a posto. Le ultime parole famose. Finita la lotta, si apre una scena. Ah, a posto. I see. Thanks, Sora. Aladdin, what are you doing out here? Same old stuff, hunting legendary treasure. Just paid a visit to the Cave of Wonders. I found that magic carpet. And this lamp. Legend has it that whoever holds the lamp Please, kid, leave the intros to a professional. The one and only Genie of the Lamp. Rub it up of the lamp and have your dearest wishes granted. Aladdin, congratulations. And what? Patience, my fine feathered friend. Any three wishes. Oh, one wish, a two wish, a three wish. Then I make like a banana and spin it. A lucky winner make his first wish. And let me tell you, what a doozy that wish was. So he has two left. So, Master, what do you have for wish number two? How about making me a fabulously wealthy prince? Whoa! Money, royalty, fame! Why didn't I think of that? Okay, you asked for it. 100 servants and 100 camels loaded with gold. Just say the word and I'll deliver it in 30 minutes or less, or your meal free. Hey, I'll even throw in a cappuccino. No, thanks.
Okay. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's this Karoli Agrabah named Jasmine. But she's a princess. And I'm... she could never fall for a guy like me. Princess? Jasmine? Oh, that's right. She's in trouble, Len. What? Well, come on, let's get going. Ok, ora potremo decidere la formazione nuova del gruppo, quindi addio Pippo. Sempre meglio avere Aladdin. È più utile. With a job. A nominal cosmic powers, itty bitty living space. It's always three wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or two. Say, genie, what if I use my last wish to free you from the lamp? What do you think? You'd do that? Genie, it's a promise. After we help Jasmine. Ok. Ora compare il ciccio bandito. Anch'esso, come il blu ciccio, va preso da dietro. Però non si incazza come il blu ciccio. Compenso sputa fuoco. E quindi è immune alle magie di fuoco. Oh, gli opera gialla. No, vieni qui. Ok, adesso è comparso questo. Quindi noi dovremmo fare il giro più o meno lungo. Stupidi così, rompi cazzi. Ok. Purtroppo questo è l'unico titolo della serie dove non si possono aprire i tesori durante il combattimento. Almeno. Fino ad ora. Quindi entriamo nella strada sul retro. Vai. No, è che non volevo scendere di qua. Vabbè. Questa parte... Sì, questa parte sarà lunga, ragazzi. Sarà lunga perché dovremo affrontare tra poco un boss che impiegheremo un bel po' di tempo. E se sono fortunato ce la posso fare anche al primo colpo. Dai. A posto. Tura di scatole. La strada principale. E da qua. Allora, onestamente non mi ricordo cosa dovrebbe fare. Non so se andare subito alla piazza principale oppure andare prima, dove passare prima a casa di Aladdin. Non mi pare che dobbiamo passare prima a casa di Aladdin. Grazie Aladdin, mi ha parato il culo, ma che impressionante.
Ah, Requiem verde. Ok, andiamo per il momento a casa di Aladdin. E infatti ricordavo correttamente. Così Jafar vuole Jasmine e questa serratura. Serratura, Giuliana l'ha già sentita nominare da qualche parte. Davvero? Dove? Aspetta, dov'ero? Era solo 200 anni fa. Comunque dobbiamo fermare Jafar prima che sia troppo tardi. Ah. Salviamo. Torniamo alla strada principale. Adesso. Ah, però non si appende qua. Che fortuna, ammetto. Non so, prima dobbiamo andare. Allora, andiamo al bazar. Oh, i funghi neri. Sono terribili questi, sono resistentissimi. E poi si rendono pure invincibili, tra l'altro. Però guarda cosa droppa. Oh, una goccia ricordo, che fortuna. C'è un drop rarissimo da goccia ricordo. No! Sono terribili, l'ho detto. Sono terribili anche in questo senso. Brutti schifosi esseri. Comunque non è di quelle dove andare. No. Quindi vabbè, evitiamo di perdere altre, come hanno detto, energie. Ai brutti schifosi. Vi odio a morte, l'ho detto. Allora, per salire devo salire, non ho dubbi a questo punto. Per darmi una ristabilità in più. No! No, io odio perdere tutto questo tempo. Vabbè. No, beh ragazzi, forse mi sa che questa la interrompo. Il combattimento lo potrò vedere nella prossima parte di Kingdom Hearts. Perché sennò qua, perché qua la cosa è lunga. No, 2K di fila no. Ci penso proprio. E non cambio Keyblade, l'ho detto. Ok, la situazione si è calmata. Tanto so anche dove salvare. Andiamo nella strada sul retro. Ciao. Guarda. Perfetto. Quindi combattiamo con questi ultimi Heartless e poi... Guarda che bastardo, non so.
Ok, ragazzi, non avete visto molto, però anche se poco penso che possa bastare. Quindi, per questa parte è tutto. Ci vediamo nella prossima parte. Quindi, ciao ciao e alla prossima.